guattai a tutti ciurmai, benvenuti la giocherina nel video totalmente random del sabato. Totalmente random ci sta proprio a pennello, ragazzi, perché giocherina ritorna dopo tipo 50 miliardi di secoli su Overwatch, sul quale tra l'altro al massimo avrò fatto un paio di video in tutta la mia storia su YouTube, per cui... video totalmente random. Perché Overwatch, ragazzi? Perché finalmente ieri ho rinnovato il mio abbonamento al PlayStation Plus per poter giocare online. Appunto, il gioco online su cui mi sono trovata benissimo, su cui mi diverto tantissimo, è proprio Overwatch. E quindi ci sono ritornata ieri dopo non so quanto tempo, effettivamente, perché non mi ricordavo manco effettivamente come diavolo funzionasse. E ho visto che hanno inserito appunto dei personaggi nuovi. E io ovviamente non potevo che trovarmi troppo bene col più strano, perché ragazzi sto parlando di Wrecking Ball. Avete presente la canzone di Miley Cyrus? I came in like a wrecking ball. Esatto, quella là. Questo bellissimo cricetino l'hanno chiamato proprio Wrecking Ball, perché sarebbe un criceto intelligente geneticamente modificato di nome Hammond, che esplora il mondo in cerca di avventure, aggiungerei io, su una palla metallica strana. Beh, quindi io ho provato un po' i personaggi nuovi e con questo, ragazzi, mi sono trovata troppo bene. Cioè, è troppo divertente usare sto caspita di criceto. E tra l'altro, come potete vedere, già gli ho modificato il colore della palla, l'ho fatta viola! Per cui oggi direi che andremo a divertirci un pochettino in giro col nostro piccolo criceto super intelligente, sempre sperando che nella partita in cui sto entrando non l'ha scelto già qualcuno, perché se no mi arrabbia! E chi c'è? Ciao ragazzi, fatemi spazio. Ah, ma sta facendo la ricerca ancora. Allora ragazzi, questo personaggio qua c'ha la possibilità di rotolare, quindi con L1, come potete vedere, di andare in giro rotolando. Già questa cosa l'ho trovata veramente meravigliosa. Di sparare, come potete vedere c'ha due mitragliatrici potentissime. Questa cosa pure mi è piaciuta veramente troppo. Poi con R1 attiva uno scudo, perché stiamo parlando comunque di un tank, ragazzi. E il rampino con L2, sinceramente ragazzi non sono ancora riuscita a capire come utilizzarlo. Quando ho visto la prima volta starnutiva, ragazzi, sono stata a ridere tipo 5 minuti. Siamo squilibrati, ve lo dico, eh. Servirebbe un altro tencuccio, perché cioè, io da sola non è che posso fare miracoli, eh. Già guardate quanto può essere mitica sta cosa, cioè che va in giro tipo palla, cioè è fantastico. E poter dire che va in giro tipo palla è fantastico. Adesso faccio la strage. Sì. Questo ovviamente, ragazzi, già va avviso, perché io ieri sera quando ho giocato tutto il tempo ho fatto delle partitazze allucinanti, cioè cose mai viste nella mia vita. Veramente sono riuscita a fare questo caspita di Wrecking Ball, e adesso che sto registrando ovviamente sarà un completo disastro. Ragazzi, non me lasciate da sola, eh. È vero che devo fare le chiappe, però ovviamente un mucchio di kill me le fregano sempre, tipo, cioè perché ci manca sempre tanto poco per poterli uccidere e me li ammazza... Oh! E me li ammazza qualcun altro. E mori, va a cagare, va! Cioè è incredibile, ragazzi, quanta vita riescano a togliermi gli altri e quanta non gliene riesco a togliere io, effettivamente. È assurdo. Però devi morire! Pure tu, scura, cosa l'hai squagliata. Grazie! Ma mori la concia tu madre. Questo manco l'avevo visto. Adesso ragazzi sono morta malissimo. Ma proprio male. Mi sono messa in una situazione di merda, perché adesso sono tutti qua ovviamente. Ok, sono riuscita a sopravvivere all'attacco galattico. Non so come questo sia possibile. Dale. Sì, ma l'obiettivo qua che gli stiamo a fare? Proprio una cippa di niente gli stiamo a fare, no? Ah, e l'attacco speciale, ragazzi, è praticamente sparge un mucchio di mine. Stava per morire, porca vacca, se l'è squagliata. Ecco, mi ha fregato la kill. Oddio, per una volta che c'avevo io qualcuno. E carica, caspita. Ecco, non c'è niente da fare. Vabbè.
Va bene, lo stesso. Ok, sì. Oh, ah, non è mia, non è stata comunque mia la kill. È assurdo, gli ho tolto praticamente tutto io. La kill non è stata mia. Dale questo obiettivo, ragazzi. Ce l'abbiamo da un po' più da fare. Ah, quello, ragazzi, che ho potuto rivalutare ieri sera giocando è che effettivamente la vittoria la fa una squadra ben equilibrata, nel senso che se non c'è un curatore, se non ci sono almeno un paio di tank, la squadra non può andare, perché cioè davvero se i componenti della squadra continuano sempre a morire, e cioè è proprio sconfitta assicurata. Quindi il curatore ci deve stare, ma proprio a prescindere, capite? Beccatele queste, ragazzi. Ma vaffancolor. Minchia, volevo fare l'azione super tipo coraggiosa dell'anno. Mi sono suicidata. È stato un suicidio proprio annunciato, in pratica. Solo che annunciato quando già avvenuto. Cioè, ragazzi, non so se avete notato che io effettivamente di kill effettive ne faccio poche. Non so come sia possibile questo. Vabbè, comunque probabilmente essendo il mio un tank va a cagare. Ma che cavolo. Dicevo, essendo il mio un tank, ovviamente magari la forza di attacco è bassa. Questo mi pare ovvio. Sì, vabbè, stavo continuando a premere R1, ma ero scordata che avevo appena usato lo scudo. Infatti nell'esitare della camminata c'era proprio quell'intenzione lì di premere R1 per attivare lo scudo. Eppa! Tanto non le ha contate come mie, quindi cioè abbiamo pure perso. Tanto. Dai, facciamo un'altra partita nella speranza. Mi sa che ne cerco un'altra, perché i miei compagni di squadra hanno fatto un po' cagare. Cioè pure io ho fatto cagare, per l'amore di Dio. Però evidentemente, ragazzi, appunto, non si incastrano bene le cose di squadra. Pronti all'azione. Dai, forza e coraggio, ragazzi. Voglio agguerriti quest'oggi, che già ho fatto una magra figura di merda. Fatti vedere se hai le palle. Junkrat, oh merda. Oh raga, chi sa usare bene il Junkrat è veramente un pericolo. Davvero, eh. No, questo non è più il Junkrat. Vabbè, lasciamo in pace, però. Minchia, si è proprio accanito. Questo che sta a fa qua, la bella statuina. Preparatevi all'impatto. Oh! Ma che? Come posso scoprire un attimo qua che succede l'apocalisse? Acquistando l'obiettivo. Dale, chiunque tu sia, forza. Oh! Sono riuscita ad ammazzare qualcuno. Miracolo. Ah, c'è un zeniata qua. Stavo dicendo che non ne vedevo praticamente più di zenia. Oh, porca miseria. Attenzione. Oh! Che cabaraca! Oh, madre mia! Che cazzo! Io non ho fatto praticamente una cimpa di niente. Guarda, è bello! È bello pallottoso! Ciucchi fuori! Idiot, ciucchi! Non voglio sentire. Che coraggio, ciao a tutti, ciao. Mi raccomando, ragazzi, pariamoci le chiappozze a vicenda, ragazzi. Adesso io già so che cosa sta per succedere, che presto mi lascerete da sola a difendere qua e farò una morte pessima. Ovviamente mi uccideranno, ecco, infatti quello che sta per succedere. Ciao ragazzi, ciao. Scusate, io me la squaglio perché c'è così se può. Ok, cioè stanno a rubare la zona, però io non potevo rimanere là da sola, cioè era morte proprio. Morte assicurata, ragazzi. Cioè sarebbe stato proprio stupido. Che caspita è successo? Qui Widowmaker. Qui Criceto Palla! Dimmi! Che sta succedendo lì? No! Il nemico ha scelto Criceto Palla. Ok. Eliminato. Attenzione.
che cazzo! Vabbè, ma se non mi ricarichi mai, è ovvio che non posso fare le kill. Ma dico io, no, se l'obiettivo è difendere qua, perché la gente se ne va? Vedete, poi vanno in giro morendo e quelli giustamente vengono qua, fanno una strage dei poveri superstiti. Vedete poi che succede? Questo succede, che rimane solo un povero Cristo a difendere la zona, l'obiettivo. Che caspita, raga. Io ho capito che non dobbiamo stare proprio tutti fissi qua, però... Oh, merda. Ok, io me ne sballo qua, eh. Oh! Ma dovrei morire pure tu, ecco! L'ha fatto un'altra tipa, porca miseria! Cioè io sto presso appresso! Quello che mi piace, ragazzi, di questo personaggio è la mitragliatrice. Anzi, le mitragliatrici, ve lo dirò, perché va proprio... Cioè va proprio... Capite? Come va... Madonna! Come è esploso male! Sento passi dovunque. Ecco, vedete, per poco... Adesso io muoio. Vaffanbello, va. Minchia, gli era rimasto pochissimo di vita, ragazzi. Raga, che ve spargete. Se poi arrivano tutti qua, me ne vado pure io, va, che mi avete rotto le palle. Oh, merda. Oh, merda. Grosso errore, grosso errore, grosso errore. Grosso errore, mi ritiro. Dai, ci siamo? Ci siamo o non ci siamo? Dai. Boom, boom, boom. Vabbè raga, allora, vi ripeto, questo di oggi è stato un video proprio totalmente tranquillo, un pochettino di svago, diciamo così. Spero che vi sia piaciuto. Comunque, se l'idea di fare video su Overwatch vi piace, ragazzi, fatemelo sapere, così magari potrei pensare comunque di fare anche altri video. E niente, riprenderemo con le altre serie, ragazzi, da lunedì, e non so se prossima settimana inizierà anche la serie horror. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Dopo lascio a tutti ragazzi, ciao!